Allora, questo è il quadretto del matrimonio di mia sorella. Lei è lì che si ubriaca e si pente di essersi sposata per la terza volta, badate bene. E mia madre è talmente gelosa che le spuntano serpenti dalla testa. E io penso, è una scena perfetta. Abbiamo tre archetipi femminili insieme. La puttana divina, scusatemi, Medusa e poi io. Chi sono io? Quale archetipo? Mi sai rispondere tu? La Vergine Maria. Ti ringrazio. No, no, no. La servitrice devota e fedele. Se la damigella tu fai, non ti sposi mai. Questo comunque prova ciò che Jung ha sempre detto. Miti e archetipi sono vivi e vegeti e si sono installati a casa mia. Mentre ero lì all'altare accanto a mia sorella e al suo futuro marito, mi è venuto in mente all'improvviso che questo rito chiamato matrimonio in realtà non è altro che la scena finale della favola. Non ti dicono mai quello che succede dopo. Non ti dicono che Cenerentola ha ossessionato il principe con la sua mania di pulire il castello. Le mancavano pochi anni di contributi. No, 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 non ti dicono mai quello che succede dopo, perché non c'è un dopo. L'essenza e il fine dell'amore romantico era... Vediamo se mi sai rispondere tu. Sai rispondere tu? Il sesso. È una fissa. No. Tu? Il matrimonio? Il matrimonio, sì, esatto. Ma non sempre è stato così. Intorno al 1100 c'era un concetto noto come amor cortese, che non aveva niente a che vedere né con il matrimonio né con il sesso. Nella maggior parte dei casi veniva considerato come un'affinità tra un cavaliere della corte e una dama che era già sposata. E quindi non avrebbero mai consumato il loro amore. Dovevano quindi elevarsi al di sopra del solito amore che conoscete, del tipo, vai al bagno, andiamo a farlo insieme. No, 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 no. Andavamo alla ricerca di qualcosa di più divino. Eliminavamo il sesso dall'equazione amore. E quello che rimaneva era l'unione delle anime. Riflettete su questo. Il sesso è sempre stato la pozione d'amore fatale. Guardate la letteratura dell'epoca. Lancillotto e Ginevra, Tristano e Isotta. Consumare l'amore conduceva molto spesso alla follia, alla disperazione e alla morte. Gli esperti e gli studiosi della poesia estera sono concordi nell'affermare che il vero amore è l'unione spirituale, mentre l'amore moderno non è altro che menzogna, illusione, un mito moderno, una manipolazione priva di anima. A proposito di manipolazione, quando noi andiamo al cinema e vediamo gli innamorati che si baciano sullo schermo, la musica aumenta di volume e noi ce la beviamo, giusto? Così quando il mio ragazzo mi accompagna a casa e mi dà il bacio della buonanotte, se non sento la filarmonica, io lo mollo. Ora, la domanda è, perché ce la beviamo? Noi ce la beviamo perché che sia un mito o una manipolazione, diciamocelo, tutti vogliamo innamorarci, giusto? Perché? Perché è un'esperienza che ci fa sentire completamente vivi, ci rigenera, risveglia tutti i sensi, ingigantisce ogni emozione, la nostra realtà quotidiana è scossa e siamo catapultati in paradiso. Può durare un solo momento, un'ora o un pomeriggio, ma questo non toglie una virgola al suo valore, perché ci lascia dei ricordi preziosi che conserveremo per tutta la vita. Ho letto un articolo qualche tempo fa che diceva che quando ci innamoriamo sentiamo pulcini nella testa. Adoro questa immagine.
Credo succeda perché la sua musica esprime pienamente il desiderio di incontrare la passione nella nostra vita e l'amore romantico. E mentre ascoltiamo la Bohème, o Turandot, o leggiamo Cime Tempestose, o guardiamo Casablanca, un po' di quell'amore rivive anche dentro di noi. Ora la domanda finale è: perché le persone hanno sete di amore, pur sapendo che può essere doloroso e devastante? Perché porta alla riproduzione della specie? Può essere. Bisogno psicologico di entrare in contatto con gli altri? Può anche essere questo. E condizionamento culturale? Può essere pure questo. Belle risposte, ma un po' troppo intellettuali. Io credo che sia perché, come alcuni di voi già sapranno, finché l'amore dura, cazzo, non c'è niente di meglio.